Domenica 28 maggio a Doglianco si è tenuto il 10° Memorial Tiziano Bianco, gara ciclistica amatoriale, ultima tappa del Giro del Canavese, organizzato dall'Associazione Sportiva Ciclismo con la collaborazione della Proloco di Doglianco e il patrocinio del Comune. La gara, con un percorso che prevedeva partenza a Doglianco per poi proseguire a Fabria, Front, Busano e di nuovo Fabria, da ripetersi 6 volte per un totale di 75 km, ha avuto circa una 60ina di partecipanti. Grande l'impegno per organizzarlo di Gigi Bianco, fratello di Tiziano, colui che ha voluto far nascere questa gara proprio in memoria di Tiziano, deceduto per un incidente in montagna, altra sua grande passione oltre al ciclismo. La Proloco aveva accolto qualche edizione fa con entusiasmo il Memorial a Doglianco, proprio perché Tiziano Bianco era oglianicese. La gara si è tenuta senza intoppi. Al termine la Proloco ha offerto un sostanzioso rinfresco seguito dalle premiazioni. I primi di questa edizione, per ogni categoria, sono Riccardo Rinaldi, categoria Juniores, Ivan Buoso, Senior 1, Bruno Dell'Erba, Veterani 1, Maurizio Cirafici, Veterani 2, Andrea Arbezzano, Senior 2, Mario Soffietti, Gentleman 1, Angelo Marucca, Gentleman 2, Livio Fausone, Super Gentleman A e Antonio Pitiddu, Super Gentleman B. Ora un nuovo impegno attende la Proloco di Doglianco, la festa patronale di San Feliciano, che si terrà ad inizio giugno. Di questo evento.